Problemi con il pane per il popolo del Signore. Nel capitolo 9 del libro di Osea troviamo le solite infedeltà del popolo, però ricollegabile a un'immagine interessante, quella appunto del pane. Il pane che si dice nel testo rimane tutto fra le mani del popolo ed è un'immagine interessante, è un pane non condiviso, potremmo dire un pane non spezzato, un pane che rimane integro ma che non porta vita, che non ha condivisione, non ha una storia, non ha storia con Dio perché il pane non viene più offerto, viene più portato al Tempio e non fa storia, è quello che comprendiamo nemmeno con gli altri, visto che il popolo non sta vivendo nessuna dimensione propria di quei valori, di quella bellezza che invece è la sua chiamata da parte di Dio, come continua a essere la chiamata di ciascuno di noi da parte di Dio. Allora ci rechiamo a visitare l'Ofel, il primo insediamento degli ebrei a Gerusalemme, che sta un po' sotto a dove era collocato il Tempio, ancora adesso si può immaginare, anche se appunto la situazione come vedremo è molto cambiata, ma c'è una distanza e anche una non raggiungibilità, ecco, nell'immagine che ci offriremo, di questo pane che rimane sterile, diventa un pane di lutto, un pane di non vita, un pane che non porta bene, non porta frutto, non dà giovamento all'esistenza di nessuno. Bene, ci portiamo il pane, cercando poi di poterlo davvero spezzare e condividere, e andiamo a visitare questo luogo di Gerusalemme. Ed eccoci a dare uno sguardo al luogo implicato in questo testo di Osea relativo al pane, potremmo dire, e al Tempio. Tempio, luogo in cui non lo vediamo adesso il Tempio, vediamo la moschea di Al-Aqsa, prima adesso la cupola della roccia che sorgono nell'area dell'antico Tempio. E comunque qui c'era il Tempio dove si giocava questa storia di incontro con il Signore legata al pane dell'offerta, al pane del sacrificio. Le immagini sono anche girate in un giorno un po' bigio, ma questo aiuta a cogliere lo spirito del testo di Osea, che al capitolo 9 inizia dicendo non rallegrarti, non rallegrarti, perché appunto è venuto a mancare il senso, è venuto a mancare la bellezza, è venuto a mancare il senso di quel pane offerto, che era un pane che era condiviso idealmente, ecco, con la divinità, ma questo ci fa capire che doveva essere un pane condiviso prima fra le persone. E così giochiamo le nostre immagini fra il luogo della casa, della vita, del primo insediamento ebraico a Gerusalemme e lo spazio del Tempio, che diventa non più raggiungibile. Vediamo il testo di Osea, che è centrale per questo tema del pane, e lo consideriamo insieme. Non faranno più libagioni di vino al Signore, non gli saranno graditi i loro sacrifici. Saranno per loro come pane di lutto. Quanti ne mangiano diventano impuri. Il loro pane sarà tutto per loro, ma non entrerà nella casa del Signore. Ecco, ci soffermiamo un po' su questo pane che è tutto per loro. Sembrerebbe una parola di abbondanza, cioè c'è tutto il pane a disposizione. In realtà il testo è una denuncia molto forte. Quel pane che poteva servire per l'offerta, quel pane destinato un po' anche natura sua alla condivisione e rimane tutto tra le loro mani, è un pane che non viene condiviso, che non viene partecipato, che non viene spezzato nel senso dell'immagine che ci è consueta di Gesù che spezza il pane e di questo gesto poi diventato liturgico. E nell'immagine che vediamo c'è il primo insediamento degli ebrei a Gerusalemme, la zona dell'Ofel, conquistata da Davide e strappata ai Cananei. In quest'area vediamo i resti di alcune case, insomma, dove ci sono quelle colonne, ecco, le vediamo lì un po' in centro all'immagine, si può avere un po' più l'idea di quella che poteva essere una casa, il resto in basso c'è anche altre sulla destra, altri resti che ricordano quelle colonne
una casa, e questa appunto è potremmo dire la prima area, l'area primogenia, primitiva dell'insediamento degli ebrei a Gerusalemme, quella conquistata da Davide, come narra il testo biblico. Nella parte alta, fra un poco ci arriveremo, ci sono anche dei resti più importanti attribuiti a una villa importante, quindi sono un palazzo, forse palazzo di Davide, secondo alcune ipotesi che vengono formulate. Il testo ci parlava di un pane di lutto, un pane legato a una situazione di impurità, quindi legato al contatto con i cadaveri al momento del funerale. E questa è una situazione che appunto nel bigio della giornata possiamo trovare anche nel cimitero ebraico che si estende sul Monte degli Ulivi, dove l'immagine è abbastanza trista e legata appunto la presenza di tombe, è una non vita, ma questo è normale in un cimitero. Però nel testo biblico questo pane di lutto è quasi confinato al lutto, il pane, è un pane che si stacca dall'esperienza della vita ed è un pane che rimane invece legato al contesto della non vita, al contesto della morte. E tutto questo viene collocato nel testo di Osia mentre continuiamo a vedere case che ci ricordano l'insediarsi, lo stare, l'aver raggiunto la terra promessa. Nel testo c'è un tremendo controesodo, c'è il ritorno in Egitto del popolo che non potrà rimanere nella terra del Signore. Non potranno rimanere in questa terra, dovranno tornare in Egitto. E la negazione per l'esperienza del popolo è una cosa davvero molto molto forte e ci dà un'idea di separazione, di distanza. Ci sono le case, ci sono anche altre case che vediamo, sempre rovine, periodo più tardo. Qui siamo già verso il VII e VIII secolo, quello che vediamo, e adesso saliremo ecco, verso queste mura che contenevano poi il Tempio ingrandito. Nel periodo erodiano il tempo si estende. E lì ci sono delle porte di accesso, una abbastanza famosa, triplice porta, famosa per gli archeologi, che vediamo murata, chiusa. E questa è un po' la situazione, che l'accesso a quello spazio di comunione del Tempio, di incontro con Dio, si ritrova chiuso, fermato, non è più accessibile. Il pane che il popolo teneva nelle mani per fare questo sacrificio gli rimane fra le mani, non c'è più questo accesso, non c'è più questa possibilità. Quindi anche per noi, ecco, la riflessione mentre vendiamo immagini di pane, la condivisione, ecco, presa molto seriamente, verificata se nella nostra vita esiste, se anima le nostre giornate. Diversamente potremmo anche noi ritrovarci tra le mani un pane di lutto, un pane che è legato al possesso, ma alla non vita, all'isolamento, anche all'egoismo, e che quindi ci rende più poveri e più tristi. Allora questo pane condiviso, che non è solo aiutare i bisognosi, ma anche capacità di relazione e dono di sé nella relazione, possa davvero accompagnare il nostro cammino e ci possa tornare in mente ogni volta che abbiamo a che fare col pane, quel pane quotidiano che è nella nostra alimentazione, e molto di più col pane dell'Eucaristia.